Per noi il dono è vita. Oggi siamo qua per, con la nostra presenza per dare vita a chi ha una speranza per averla. E quindi siamo tutti qua radunati oggi con la voglia di fare, con la voglia di dare. Che cosa vuol dire essere un clown di corsia? Cosa vuol dire essere clown di corsia? Vuol dire amore. Per me è amore essere clown di corsia. È sempre racchiuso nella parola dono. Il gruppo cresce sempre di più, diventa sempre più forte, più coeso. Voi siete VIP Caltanissetta e proprio questa mattina avete battezzato due nuovi arrivati. E cosa vuol dire battezzare? Battezzare è far parte di questa famiglia, questa grande famiglia che è VIP, VIP Caltanissetta. E oggi abbiamo non proprio battezzato, abbiamo consegnato loro il camice che rappresenta proprio far parte di questa famiglia. E i nuovi che hanno conquistato oggi il camice sono Lelli e Sportina, poi ci sono tanti altri che hanno avuto il camice qualche giorno fa, adesso sì, siamo una grande famiglia, ancora di più, sempre più larga. Si riscopre l'empatia, la capacità di mettersi nei panni dell'altro e di condividere. Sì, l'empatia di capire cosa l'altro sta provando e di cercare di far provare all'altro, far dimenticare all'altro per pochi momenti che non sono in un posto di sofferenza e con la nostra allegria, i nostri colori, rallegriamo un po' la giornata. Che cosa ti ha spinto a diventare un clown di corsia? La voglia di mettere a disposizione il mio tempo per gli altri. Quindi condividere il mio tempo, che credo sia la cosa più importante. E comunque condividere proprio questo significa non che io sto donando, perché in genere noi riceviamo dagli altri, non ufficialmente doniamo, però realmente riceviamo. Come è cambiata la tua vita? Sicuramente è meglio, la voglia di donare un sorriso agli altri c'è sempre stata e adesso che posso farlo lo faccio volentieri, ecco. Infine, l'approccio con la sofferenza, come è gestito dal gruppo? Con forza e coraggio, ci facciamo coraggio e forza tra di noi, bastano i nostri sguardi, ci guardiamo, c'è molta sintonia e sempre la parola magica che è comunque amore, e con i nostri allenamenti dove proiettiamo quello che dobbiamo fare. E quindi Patch Adams aveva ragione che si guarisce più velocemente con un sorriso? Sì. Si guarisce, cerchiamo di far guarire gli altri, ma guariamo soprattutto noi. Un sorriso per la stampa.